Le migliori difese del campionato, le più forti squadre del circondario. Oggi al comunale di Piancastagnaio sarà battaglia. Selimi recupera, la gira nel mezzo dove c'è Benedetti, carica il sinistro, Benedetti fuori, veramente di un soffio, ma prima azione importante da parte della Pianese. Buongiorno, indietro per Benedetti, se la porta sul destro e ancora una volta la mira è alquanto imprecisa. Rimane in zona Bianchi, Di Santo supera un po' tutti, la dà sul secondo palo, che tiro, che gol! Ma c'è la posizione di fuorigioco incredibile, questi sono quei gol che non andrebbero mai annullati, veramente una meraviglia da parte del numero 11, anzi era il numero 7, ovvero Gianmarco Regoli, catanese qui, subisce fallo, battuto subito, Simeoni. Chiama la sfera Selimi nel settore destro, Benedetti ancora in avanti per Catanese! 1-0 Pianese al 45esimo del primo tempo, ha segnato Giovanni Catanese. Continuamente attaccato da Di Santa, ancora Selimi, bravissimo, riesce a metterla nel mezzo, buongiorno, ancora non riesce qui Benedetti a toccare il pallone, a mandarlo in fondo al sacco, altra occasione incredibile. Bianchi riesce comunque a recuperare il pallone, poi parte, accelerazione del numero 11 che salta anche il tuo avversario, buongiorno, fuori di 3 metri buoni, ma insomma da qui sembrava inizialmente quasi entrata dentro. Secondo calcio d'angolo per la formazione di Masi. E c'è il gol! E c'è il gol di Buongiorno! Non me ne sono nemmeno accorto perché ha battuto immediatamente la Pianese, ma evidentemente, mi dispiace cari telespettatori, ma evidentemente la Pianese ha raddoppiato 2-0 al 12esimo del secondo tempo di Daniele Buongiorno. Benedetti, bravissimo qui anche a metterla nel mezzo, di testa attraversa dell'altro Benedetti, altra occasione importante addirittura per fare il tris. Mazzoli sulla destra, Gautieri, bello lo stop e la conclusione, vola però Wroblewski in mezzo, attenzione Mencagli, forse colpisce il palo. Anzi no, la tocca a Wroblewski, occasione incredibile almeno per dimezzare lo svantaggio. Fischia all'arbitro Tesi, parte Simeoni con il destro, alta, sopra la traversa. Parte Mazzoli con il destro, rimbalza e Wroblewski la fa sua. Fischia ora l'arbitro Tesi, la Pianese vince 2-0. Contro la San Giovannese nella sesta giornata di campionato, i gol al 45esimo di Catanese e al 12esimo della seconda frazione di gioco di Buongiorno, e di conseguenza si porta a 13 punti in classifica, quindi siamo comunque nelle zone alte.